Ah, beh, dai, una partita che è normale, una partita normale. Ciao a tutti ragazzi, siamo sul canale di Inter Milano 19, potete vedere un risultato molto largo sì, mi sono visto Inghilterra-Iran, me la sono vista perché ho detto non c'ho un cacchio da fare, vediamo questa fantomatica Inghilterra se riesce a battere questo fantomatico Iran. A quanto pare la risposta la trovate qui sopra. Una imbarcata clamorosa, ha preso l'Iran 6 gol in no, 4 hanno fatto praticamente 3 gol in un tempo e 3 gol in un altro. Quindi praticamente l'Iran è stato annichilito a livello quantistico. Taremi sembrava in mezzo al deserto, come hanno detto in telecronaca, sembrava in mezzo al deserto. Taremi che incontreremo in Champions col Porto, quindi lo salutiamo e ci vediamo a febbraio. Per quanto riguarda, vabbè, l'Inghilterra, una nazionale veramente fenomenale. Sì, cioè, in Nations League hanno fatto schifo praticamente, non hanno, mi pare, ho sentito che tipo l'Inghilterra era da 6 partite che non portava a casa un risultato positivo e questo è il primo. O che tipo l'Inghilterra non era mai arrivata al mondiale con una striscia negativa così grande. Resta il fatto che Southgate ha fatto una formazione, è andato in campo aggressivissimo. L'Iran si è praticamente difeso per tutto il tempo. Ha avuto un'occasione, ha fatto un gol come fa solitamente la Juve, che prende quella singola occasione, fa gol e il resto della partita lo passa in difesa oppure prova ad avanzare. Spesso gli danno anche una mano, noi lo sappiamo molto bene, però non stiamo parlando di Juve, stiamo parlando di mondiale. Cosa da dire? Saka, un giocatore veramente stellare, non ho idea di cosa ci faccia ancora. Cioè, all'Arsenal sta facendo è praticamente un titolare fisso. Poi anche Bellingham, un altro giocatore che è veramente fenomenale e che è al Borussia Dortmund e probabilmente dicono che in estate verrà bombardato di richieste dalle big d'Europa. Alcuni tipo dicono Liverpool, altri dicono altre squadre inglesi. Resta il fatto che comunque hanno fatto praticamente il risultato che abbiamo fatto noi col Bologna. Resta il fatto che comunque stiamo parlando di un mondiale. In realtà l'ultima volta che l'Inghilterra aveva fatto un risultato simile era l'ultimo mondiale, quindi nel 2018 contro il Panama. Quindi diciamo che l'Inghilterra gli piace esagerare, gli piace fare tanti troppi gol. Quindi, boh, che dire, una Inghilterra strabiliante. Se l'Inghilterra gioca così, può arrivare benissimo a giocarsi un quarto di finale o anche una semifinale. Sperando che gli inglesi non si mettano a cantare It's coming home, perché gli porta sfiga. Gli ha già portato sfiga 2 volte quando cantavano, anzi, no, 3 volte perché l'hanno cantata. Nel 60, quando è uscita la canzone nel 66, nel 2018 e nel 2020, perché nel 2018 la cantavano quando erano arrivati in semifinale e hanno perso con la Croazia. L'hanno cantata nel mondiale del 66 e hanno perso in finale contro la Germania, mi pare. E poi anche agli europei contro di noi hanno cantato It's coming home e alla fine abbiamo vinto noi. Noi al mondiale non ci siamo perché siamo degli idioti. Ieri abbiamo perso addirittura contro l'Austria, non ne voglio parlare. Quindi, boh, spero che questa analisi vi sia piaciuta. Porteremo qualche post partita, magari delle partite più interessanti del mondiale. E magari proverò anche a fare qualche altra live con i collaboratori del canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!